Se stai pensando di arrenderti e rinunciare a qualcosa che desideri davvero, qualunque cosa sia, questo video è per te. Vedi, quando pensiamo di arrenderci è perché per troppo tempo non vediamo segni all'esterno che ci facciano pensare che quello che vogliamo stia arrivando. Quando la realtà esterna sembra immobile e impermeabile ai nostri desideri, allora arrendersi sembra la scelta più logica. Si prova anche un certo sollievo nel farlo. Magari pensi, al diavolo quello che desidero, basta sperare, basta voler realizzare quel sogno. E così rinunci. Con questo video voglio dirti di non farlo. Voglio darti 3 motivi per cui se desideri davvero qualcosa non dovresti rinunciare a portarla nella tua vita. Il primo motivo è perché troppe volte ci arrendiamo senza sapere di essere arrivati a un millimetro dal traguardo. Rinunciamo proprio quando basterebbe soltanto un altro passo. Questo accade molto più spesso di quanto immaginiamo. Se stai desiderando il tuo sogno da molto tempo, sicuramente hai fatto dei passi, hai già ottenuto dei risultati, anche se piccoli, hai accumulato esperienza. Per questo, qualunque sia la cosa che vorresti, potrebbe essere molto più vicina di quanto immagini. Il secondo motivo per cui non dovresti arrenderti è perché la realtà esterna, anche se sembra immobile, in realtà non lo è mai. Immaginala come una pentola sotto cui è acceso il fuoco. L'acqua resta immobile per interi minuti, soltanto qualche impercettibile bolla appare in superficie. Sembra non debba accadere nulla, ma poi improvvisamente l'acqua inizia a bollire. Lo stesso accade per la nostra vita. Mesi o anni possono sembrarci immobili, tutto appare uguale, senza progressi, ma poi improvvisamente in un attimo tutta la realtà cambia. Quella persona che cercavamo si manifesta, quel lavoro decolla, quella situazione si sblocca. Tutto accade a patto di non esserci arresi. Il terzo motivo per cui non dovresti rinunciare è perché hai le stesse potenzialità di chi quel desiderio lo ha già raggiunto. Pensa a quello che vorresti. Quanti prima di te sono riusciti a realizzarlo? Magari il tuo desiderio è avere una relazione appagante, intima, una persona accanto di cui fidarti davvero. Oppure vorresti avere successo nel tuo lavoro. Desideri che quel tuo progetto decolli. Beh, non hai meno potere personale, non sei meno intuitivo o degno di ricevere ciò che desideri di chi ha già ricevuto queste cose prima di te. Ricorda che spesso chi ci riesce è soltanto chi persevera. Chi fa quel passo in più nella direzione di ciò che desidera. Quindi, se stai ascoltando questo messaggio, forse era proprio quello di cui avevi bisogno per andare avanti, per non arrenderti proprio adesso. Non guardare alla vita con disillusione, perché l'amarezza genera soltanto ulteriore amarezza. Tutto può accadere a patto che non ti arrendi. Voglio chiudere questo video con le parole di Calvin Coolidge, forse le più belle mai scritte, sul potere della perseveranza. Niente al mondo può prendere il posto della perseveranza, non il talento, visto che non c'è niente di più comune di certe persone talentuose senza successo. Non la genialità, visto che il genio non riconosciuto è quasi proverbiale. Non l'istruzione, visto che il mondo è pieno di fannulloni istruiti. Solo la perseveranza e la determinazione sono onnipotenti. Il motto insisti, ha sempre risolto e sempre risolverà i problemi del genere umano.